È vero, accettiamolo, siamo tante volte incostanti, affaticati, oppressi e preoccupati per le cose del mondo. Non siamo capaci di difendere la parola che abbiamo ascoltato. Siamo debolissimi, poverissimi, siamo strada, siamo terreno sassoso, siamo terreno pieno di rovi e di spine. Sì, siamo questo, ma Dio ci ama e Dio nel suo amore è invincibile. E si è messo in testa di rendere la tua vita una terra buonissima, feconda. Vuoi questo? Che cosa vuoi che sia la tua vita? Che cosa vuoi che diventi la tua vita? Va bene così com'è? Va bene che la tua vita continui ad essere come una strada dove tutti passano e nessuno si ferma? Il tuo modo di stare al mondo superficiale, per cui il demonio astutissimo è capace di comprarti tutto, la parola, la grazia, l'amore di Dio. Oppure vuoi che la tua vita continui ad essere un terreno sassoso, dove regna l'incostanza, dove non c'è nessuna disciplina, dove si vive di sentimenti, grandi slanci, di ipocrisia, cioè di apparenza? Sembra che tu voglia ascoltare il Signore, e forse un pochino lo vuoi ascoltare, ma la verità è che tu sei incostante. E non permetti alla parola di mettere radici dentro di te, perché quando arriva una persecuzione a causa della parola, quando cioè la vita ti chiede contro la parola che è stata seminata in te, tua figlia si comporta in un certo modo e ha bisogno di ascoltare da te una parola di verità, non una parola che benedica i suoi peccati, i suoi macelli. Quando tua moglie aspetta da te che stendi le braccia e la ami veramente così com'è, ecco, in quel momento, se sei incostante e trovi senza radici, per questo la parola non può dare frutto. Oppure vuoi continuare ad essere un terreno pieno di rovi, di spine, attaccato a questa terra, prostrato davanti agli idoli di questo mondo, e così vivi soffocato dalle preoccupazioni per la salute, per i soldi, per i figli, per la famiglia, per la casa, eccetera. Vuoi continuare a vivere così? O vuoi che il Signore venga alla tua vita a trasformarti in terra buona, a zappare con la storia, a renderla feconda con il concime, cioè con quello che è maleodorante, che ti dà fastidio, che non vorresti che accadesse nella tua vita? Accetti che venga a dissodarla con la rata della croce, che la bagni con la sua misericordia e che il sole di giustizia ti permetta di far crescere il seme della parola di Dio? Bene, se tu oggi puoi questo, tu dici amen alla volontà di Dio, allora vedrai e sperimenterai che Dio compirà questo miracolo e farà della tua vita e della tua persona una meraviglia, perché sarà una vita che ha conosciuto la misericordia di Dio, capace di farti passare dalla morte alla vita. E chi ha fatto l'esperienza del perdono e della Pasqua risplende di una bontà e di una bellezza che sono immagine e somiglianza della bontà e della bellezza di Dio, segno che è il frutto dell'amore di Dio che sboccia dentro di noi, destinato ad ogni uomo.